totalmente opportuno Editorialmente, all'interno editorial, io sono un artista, io salgo sul palco, dico quello che voglio e mi assumo le responsabilità di ciò che dico. Le asserzioni che riporto nel mio testo sono consiglieri leghisti che dicono se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Jorred e oggi parliamo di Fedez. La RAI cerca di censurarlo. Vediamo che cosa è successo. Anzi, prima leggo il mio commento e poi vediamo il video in questione. È andato in onda il concerto del 1° maggio e in questo concerto Fedez e il suo monologo ha catturato l'attenzione pubblica e non solo. Monologo che la RAI voleva censurarlo e poi ha negato di aver tentato di censurare, aprendo così lo scontro tra Fedez e la RAI. Dopo la denuncia di Fedez e la smentita di Viale Mazzini, l'artista ha pubblicato sui social l'audio della telefonata avuta con i vertici RAI. Nel momento in cui mi si dà del bugiardo, mi vedo costretto a pubblicare la telefonata che fortunatamente ho registrato, ha spiegato il rapper. Ma vediamo per intero la telefonata. Editorialmente, io sono un artista, io salgo sul palco, dico quello che voglio e mi assumo le responsabilità di ciò che dico. Le asserzioni che riporto nel mio testo sono consiglieri leghisti che dicono se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno. Perché non posso dire che un consigliere leghista in pubblica piazza ha detto che un figlio gay lo brucerebbe nel forno? Perché non posso dirlo? Probabilmente a lei non lo riconosce, però è quello. E qual è questo sistema? Visto che non lo riconosco, mi rappresenti questo sistema? Qual è la parte incriminata che a voi non sta bene del testo? Tutte le citazioni che lei fa con nomi e cognomi, Sì? quelle non possono essere citate. Perché? Non sono vere? Avete verificato se sono vere? Perché a Perché le prescindere? citazioni possono essere dette in contesti che non sono quelli che lei sta Ah riferendo. sì? Ah sì? Quindi dire se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno, messo in un contesto diverso, assume un significato diverso, mi sta dicendo? Lei mi sta dicendo che queste cose in un contesto diverso assumono un significato diverso? Ma chi lo stabilisce? Chi lo stabilisce? Io su un palco devo essere libero di dire il cazzo che voglio, mi scusi il francese. Non lo stabilisce lei che cosa posso o non posso dire su un palco, mi perdoni. Io ritengo inopportuno il contesto, ma insomma, Perfetto, ma io assuma. potrei benissimo fare quello che voglio, visto che non c'è un contesto di censura. Posso salire e fare delle cose che per voi sono inopportune, ma che per me sono opportune? Questa è la domanda. Posso? È una domanda semplice, sì o no? Sì, devo parlare, cioè io devo, dobbiamo fare, cioè noi siamo in difficoltà, io Che non avete neanche il coraggio di rispondere a questa domanda. Ma mi state dicendo che questo palco rappresenta la riapertura e il futuro. Nel vostro futuro i diritti civili sono contemplati oppure no? Fatemelo capire. E allora perché non posso parlare di questa cosa? Nonostante nel mio testo non sia presente torpiloquio, non ci siano bestemmie, riporto solo fatti. No, sono imbarazzato per voi, davvero. Sono veramente imbarazzato per voi. Ecco, questa era la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3, Ilaria Capitani, insieme ai suoi collaboratori, esortano Fedez ad adeguarsi a un sistema dicendo che sul palco non si può fare nomi e cognomi. E voi che cosa ne pensate? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video, se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Joe Red.